Buonasera, ben trovati alla nostra pagina sport. Il Perugia si prepara alla sfida di domenica prossima contro il Novara in Curva Nord. Chi possiede un abbonamento potrà far entrare un suo amico al prezzo simbolico di 1 euro. Il biglietto potrà essere acquistabile presentandosi presso i botteghini dello stadio, la biglietteria con abbonamento e un documento di chi vorrà venire allo stadio. Dunque, un'iniziativa da parte della società per richiamare a raccolta i tifosi in vista di questo spareggio playoff per i Grifoni, perché se il Novara ha un piede in Serie B, il Perugia non può permettersi passi falsi se vuole continuare ad inseguire il quinto posto. Alla ripresa del lavoro settimanale, ancora ai box Perra ed Ercolano, fermo per un'influenza. Per il resto c'è da decidere chi giocherà domenica, anche in virtù delle assenze di Bonomi e Cazzola, che saranno squalificati dal giudice sportivo. Non escluso anche un cambio di modulo. Intanto, della partita pareggiata a Crema e delle prospettive del Perugia, ma anche quelle personali relative al suo ruolo in campo, ha parlato Alessio Stamilla. Lo ascoltiamo. Passi indietro no, perché poi alla fine abbiamo portato via un punto. È vero che come gioco rispetto a Cremona non c'entrava nulla, quello non c'è dubbio, però hai portato via un punto da fuori casa, che quest'anno portare via dei punti fuori casa è stato sempre un impossibile quasi, perché abbiamo sempre quasi perso. E dopo che abbiamo pareggiato abbiamo ricambiato mentalità, ci siamo rimessi a fare il calcio che sappiamo fare, e potevamo alla fine anche forse portare via il risultato pieno. E questo ci deve dare la convinzione che siamo una buona squadra, quindi dobbiamo ripartire sicuramente dagli ultimi 20 minuti. Il mister cerca di spronarci, perché comunque fuori casa sa che in qualche modo entriamo con la mentalità diversa. E lui sta lavorando sicuramente per far sì che appunto in queste ultime 3 partite che rimangono fuori casa non ricadiamo in errori fatti anche a Pergo Crema. Deve essere una motivazione in più per vincere, perché loro non hanno mai perso né fuori né dentro casa, quindi deve essere una motivazione in più per vincere, per togliere appunto questo record che adesso hanno in carica. Siamo sempre in due a giocarci il posto, che comunque c'è anche per Rulli, quindi devo fare di tutto per convincere il mister a schierarmi dall'inizio. Comunque ho fatto il terzino anche in precedenza, però l'esterno forse hai meno pressione che a centrocampo, quindi è più un po' forse più difficile, devi essere più veloce mentalmente a fare le giocate, perché sennò ti vengono addosso in parecchie persone. Il Novara domenica ha battuto il Lumezzane, squadra che in questo momento occupa il 6° posto in classifica. È stata una bella partita, terminata 3-2, che si è decisa però nel finale con ben 4 gol arrivati negli ultimi minuti di gioco. Andiamo a vedere proprio i gol che hanno deciso il match. Il primo porta la firma del novarese con la maglia numero 5 Centurioni, che di testa insacca, anche complice l'incertezza difensiva del Lumezzane. Nel finale di tempo, del secondo tempo, arriva il raddoppio di testa sempre di un difensore, Lisuzzo, è il 37esimo. Al 44esimo, errore difensivo del Novara, respinta corta del suo portiere e Galabinov ne approfitta per riaprire la partita. Ma un minuto dopo, il 90esimo, azione di Rigoni che appoggia la palla sull'esterno offensivo, parte un cross di testa, arriva Bertani che la mette dentro realizzando il gol del 3-1. E proprio al quarto minuto di recupero arriva la rete del 3-2 del Lumezzane, firmata da Bradaschi, anche se c'è stato probabilmente un tocco con la spalla da parte del giocatore del Lumezzane, cosa che comunque non ha compromesso il successo del Novara.